Operazione Predator dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova. A seguito di numerosi furti di autocarri e macchine in movimento terra avvenuti tra i mesi di giugno e agosto 2021 nelle località di Campli e Mociano, sono stati arrestati un 31enne di Bellante e due foggiani di 38 e 46 anni. I primi due sono stati condotti in carcere, mentre al terzo è stato notificato l'ordine di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. Un risultato ottenuto grazie alla complessa attività info-investigativa ad ampio raggio che ha consentito ai militari di dare un nome ai responsabili dei furti. I sospetti sono nati a seguito di un'attività capillare di raccolta delle immagini e soprattutto delle immagini delle telecamere a circuito chiuso che sono state individuate dal personale del nucleo operativo dei carabinieri di Giulianova. Una volta raccolte le immagini delle videocamere, ha poi effettuato degli accertamenti ulteriori attraverso un traffico di cella per verificare i cellulari che in quella determinata area e in quell'ora, nell'ora dei furti, avevano operato in simbiosi. E quindi siamo arrivati all'individuazione dei soggetti in questione che hanno operato in simbiosi anche per tutti gli episodi che noi abbiamo accertato nella circostanza. Sono mezzi pesanti che hanno un valore, ma hanno un valore non solo economico per l'azienda, perché diciamo che una volta che vengono asportati i mezzi che la ditta utilizza per effettuare l'attività lavorativa, di fatto il cantiere si ferma e quindi c'è un doppio danno, perché la ditta, oltre a non poter andare avanti nelle attività di appaltate, si trova a dover riacquistare dei mezzi per poter continuare l'attività lavorativa.